continuiamo con il nostro psicologo, psicoterapeuta Sandro Tolitano a parlare di Eros e adolescenti. Sì, risottolineiamo ancora una volta come l'Eros sia un elemento fondamentale nello sviluppo di una persona, quindi nello sviluppo della personalità l'Eros, l'amore, quindi con tutto quello ovviamente che sta attorno, è fondamentale per lo sviluppo. Nel caso degli adolescenti che avevamo già un po' discusso, noi non dobbiamo dimenticare che in questo momento gli adolescenti sono tra una, come dire, un po' una visione consumistica del sesso con tutto quello che hanno a disposizione come internet e quant'altro, e invece dall'altra parte con diciamo una forma di demonizzazione dell'eros legato alle nuove malattie come l'AIDS e altro, insomma. Quindi è una posizione un po', proprio per questo dicevamo anche prima, c'è necessità di fare un'educazione sessuale nelle scuole, ovviamente diciamo sempre nelle scuole perché le scuole sono il posto e l'agenzia educativa per antonomasia, è il luogo dove ci si può confrontare e incontrare con gli adolescenti in maniera proficua. Ovviamente bisogna appunto affrontare il tema in un altro modo, perché partiamo dal dato appunto che loro sono presi un po' tra queste due cose, tra il consumismo, tra questa visione un po' consumistica, un po' come dire pornografica della sessualità, che è assolutamente ovviamente fuorviante, invece dall'altra parte con la paura di queste nuove patologie. Allora necessita veramente di un cambio, di prospettiva, cioè noi dobbiamo dare ai ragazzi un cambio di prospettiva. Non dobbiamo dimenticare, come dicevo prima, che è un periodo di grande trasformazione nell'adolescenza, che è trasformazione del corpo, ma che è anche, non dimentichiamo anche che è un periodo di grande apprendimento, di grandi acquisizioni, quindi diciamo che gli adolescenti sono in un bel turbinio, quindi non è che sia estremamente semplice, quindi accompagnare gli adolescenti verso questa diciamo maturazione, perché durante l'adolescenza avviene poi alla fine di questa età, dovrebbe avvenire la vera e propria maturazione sessuale, dove per maturazione sessuale non intendiamo ovviamente solo l'aspetto fisico, ma maturazione sessuale intendiamo proprio la maturazione completa dal punto di vista emotivo, affettivo, relazionale che comporta la sessualità. Ecco, molti ragazzi tendono a nascondere il proprio corpo, proprio a quasi a voler allontanare chiunque, proprio per questa paura di non venire accettati, e quindi anche molti ragazzi di conseguenza temono il giudizio a sua volta delle ragazze. Come mai c'è questa visione contrastante, ecco, tra i due sessi? Sì, un po' c'è la, come dire, entra in gioco il pudore, no? Quindi questa un po' quasi vergogna a mostrarsi, ma questo nasce da quel processo che dicevamo prima, di questo cambiamento che avviene durante l'adolescenza, proprio un cambiamento fisico. Non dimentichiamo ad esempio nella prima adolescenza cambia anche la voce, insomma, no? Quindi questi cambiamenti così forti, così radicali, e beh, insomma, l'adolescente fa un bel po' di fatica ad accettarli e a, come dire, ricostruire il suo cosiddetto io corpo, perché ognuno di noi abbiamo un'immagine del nostro corpo, no? Che noi abbiamo diciamo introiettato, quello che appunto nella teoria freudiana viene detto l'io corporeo, cioè ciascuno di noi ha un'immagine del proprio corpo. Allora, questa, come dire, questo corpo che è in ebollizione, questo corpo che è in trasformazione, beh, produce diciamo abbastanza ansia nei ragazzi, e quindi hanno difficoltà a mostrarsi, eccetera. È più a carico dei ragazzi che delle ragazze, ma questo per varie ragioni, intanto perché tra ragazzi e ragazze lo sviluppo non è diciamo omogeneo, uguale. Le ragazze di solito vanno un po' più avanti, sono un po' più precoci rispetto ai ragazzi, e poi perché imparano presto che il corpo può essere anche un elemento di seduzione, quindi lo utilizzano anche, no? In questa esasperata ricerca del vestirsi, del curarsi, del c'è anche l'ostentazione, cioè, beh, insomma, certe volte. Ma quella è una comunicazione, una comunicazione non verbale. Ecco, quanto è importante la comunicazione non verbale nella sessualità? Io ritengo moltissimo.
che la sessualità si gioca moltissimo su questo, anche la stessa attività di seduzione viene giocata attraverso il corpo, ma anche il desiderio stesso, il desiderio è un po', come dire, nasce da una mancanza di solito, no? Che è una cosa, ce l'abbiamo, no? Il desiderio nasce da una mancanza, e l'utilizzo del corpo come strumento di seduzione è una delle, un po', se vogliamo, come dire, lo abbiamo acquisito, ce lo siamo portati dietro dalla nostra vita animale. Molti animali utilizzano per l'accoppiamento e quindi per la riproduzione della specie, non lo dimentichiamo questo, utilizzano strumenti come il piumaggio, come delle danze particolari, come insomma, anche loro mettono il corpo in... Anche l'odore, ad esempio. Anche l'odore, ma lì giochiamo sul piano anche fisiologico, cioè nel senso c'è un odore, ci sono i cosiddetti feromoni, ma insomma c'è anche tutto questo, ma sicuramente... durante l'adolescenza c'è un po' una netta distinzione tra ragazzi e ragazze. I ragazzi sono un po' più, hanno più difficoltà ad accettare il loro corpo e questi cambiamenti, insomma, quindi, anche perché i cambiamenti dei ragazzi sono più evidenti, come la barba, come diciamo appunto la peluria, ma come anche l'altezza, come insomma, tutta una serie di cambiamenti visibili. Quindi la seduzione può passare anche attraverso a dei dettagli, non per forza a delle cose ostentate a tutti i costi, cioè magari ecco, far capire anche questo alle ragazze che spesso si sentono attraenti soltanto se indossano particolari indumenti corti oppure soltanto indossando i tacchi o truccandosi vistosamente. Potrebbe anche passare anche attraverso dei messaggi non espressi in maniera così evidente. Sì, ma quando dico di educazione alla sessualità e all'affettività si intende anche aiutarli a comprendere anche questo. Fermo restando che l'attività di seduzione è un'attività molto bella, importante, cioè è una componente dell'eros estremamente importante, no? È anche uno strumento a volte la seduzione di conoscenza, quindi su questo non c'è dubbio. Però bisogna fargli anche comprendere che la sensualità è altro. La sensualità gioca anche su un piano psicologico, gioca anche su altri piani che non siano assolutamente, diciamo, quelli strettamente vistosi. Sul fatto che la componente non verbale sia importante lo sappiamo, insomma. I gesti, i movimenti, beh, anche il vestirsi è una comunicazione non verbale. E fare, come dire, mettere una camicetta con una scollatura, cioè quella è una comunicazione non verbale. È uno strumento non verbale che viene utilizzato come seduzione, come attrazione del maschio, assolutamente sì. Quindi entriamo in un'altra sfera, quella dell'arte della seduzione, sì, della donna nei confronti, sì, dell'uomo, ma viene vista anche in maniera... Nella donna e nell'uomo, ma anche nell'uomo e nella donna, cioè la seduzione non è bipartisan, non è a carico... Ecco, quello che noi sappiamo sulla sessualità, quanto può essere importante nel vivere un rapporto sano con l'altro? Ma dicevo prima che se noi cresciamo con l'idea della sessualità in maniera positiva, se riusciamo a guardarlo come un aspetto della nostra vita molto bello, che è un aspetto dove si crea intimità, dove ci si conosce profondamente con una persona, no? Io ricordo che c'era in un vecchio libretto del 68, durante i famosi moti parigini, che poi insomma si sono trasferiti in Italia, della cosiddetta rivoluzione sessuale, c'era una frase che era molto significativa, dice: anziché dire non faccio l'amore perché ancora non ti conosco, bisognerebbe dire facciamo l'amore così ti conosco meglio, cioè nel senso, perché questa sicuramente la sessualità è uno strumento potente di conoscenza tra le persone. Non dimentichiamo, io mi viene in mente una definizione del Tao, di questa diciamo filosofia esistenziale, dove il sesso viene riconosciuto come un incontro, dice testualmente a un certo punto, dice un incontro, l'incontro più intimo che esiste e più profondo che esiste tra due persone. Quindi c'è una sacralità. Quindi c'è una sacralità, ma non c'è solo una sacralità fisica. Quando si dice l'incontro tra due persone, dove l'io incontra il tu,
E se è vero quello che abbiamo detto prima, che ognuno cerca la realizzazione del proprio io, ma è anche vero che la presenza dell'altro è assolutamente necessaria, e altrimenti questa conoscenza diventa sterile. Prima parlavamo del Tao, quindi si incontra lì il tu, ma anche il bene e il male di una persona, quindi c'è una conoscenza a 360 gradi dell'altro. Sì, poi i termini bene e male attengono ad altre, come dire, ad altre dimensioni filosofiche, sicuramente dentro la sessualità, come dentro l'eros, dentro l'amore, come in tutti gli altri aspetti della vita, esiste il bene e il male, certamente, esiste anche la patologia, come in tutte le attività umane esistono anche le aberrazioni, le perversioni, esiste tutto questo. Questo però non ci può, come dire, autorizzare a dire che la sessualità è di per sé da evitare, da demonizzare, insomma, questo è solo perché appunto ci sono le perversioni, insomma, facciamo riferimento alla pedofilia, al sadomasochismo, ma quant'altro, quindi immaginiamo quanti crimini vengono svolti su sfondo sessuale, ma questo non è che ci aiuta, questo fa parte dell'aberrazione della nostra vita, che riguarda tutto, compreso anche la sessualità, insomma. Quindi noi siamo attratti, praticamente possiamo dire di essere attratti e desiderare ciò che non possiamo avere, praticamente, perché secondo Platone nel momento in cui ne sentiamo una mancanza siamo attirati inevitabilmente verso l'oggetto di quel desiderio che magari non riusciamo a possedere, tra virgolette, ecco. Sì, qui mi viene in mente proprio un'immagine, no, del bambino piccolo che vede un giocattolo, lo vuole a tutti i costi, fa sbatte i piedi, grida, urla, piange, fino ad avere questo giocattolo, no? Dopodiché, appena lo ha, dopo pochi minuti lo butta via, perde l'interesse, per dire come certamente ciò che non abbiamo, ciò che ci risulta irraggiungibile, ciò che ha su di noi una grande attrazione, anche perché spesso entra in gioco un altro meccanismo dell'amore e dell'eros, che è l'idealizzazione. Quando dicevamo che l'innamoramento non è possibile se non c'è l'idealizzazione. L'idealizzazione è quando noi trasferiamo sull'altro soggetto tutta una serie di connotazioni positive. È la più bella, è la più brava, è la più brava del mondo, cioè tutte le qualità vengono riconosciute all'altro. E tant'è vero che l'io si annulla in questo gioco di innamoramento, questo gioco di diventa l'altro, diventa tutto, quindi viene un po' proiettiamo nell'altra persona totalmente, ci proiettiamo totalmente, tant'è vero che, come dicevamo, insomma, voglio dire, poi l'innamoramento appunto è una fase di passaggio, anche questa è una fase importante nella, come dire, nella vita, nella cosiddetta educazione sentimentale, no? Una volta esisteva l'educazione sentimentale, nei secoli scorsi esisteva l'educazione sentimentale, cioè i ragazzi e le ragazze venivano educati, con tutti i limiti di quel contesto sociale di allora, però era previsto che c'era un'educazione sentimentale, adesso non esiste più. Ecco, e nel momento in cui l'iperuranio, sempre riallacciandoci a Platone, finisce, come si può mantenere la sessualità nella quotidianità? Io mi riaggancio sempre a quello che ho detto prima, nel senso che ho detto due cose che mi piace sottolineare: uno, che l'eros abita dove c'è la follia, e l'altro, che non c'è possibilità di eros se non c'è creatività, se non c'è fantasia. Quindi questo è, quindi la possibilità che una sessualità resti sempre viva, resti sempre scambio tra due persone, e che venga portata fuori dal contesto che viviamo sociale, dai rapporti della nostra società, ma che diventi un altro luogo dove vige quegli elementi che dicevo prima, dove tu trovi là dentro l'emotività, la consapevolezza, la sincerità, l'abbandono. L'abbandono come affidarsi, come fidarsi dell'altro. La sessualità sana può esistere nel momento in cui io ho la capacità di abbandonarmi all'altro,
perché proprio in quella ricerca che dicevamo di noi stessi, la realizzazione del sé, passa attraverso questa, come dire, questa dinamica che è abbastanza complicata, che è quella di abbandonarsi all'altro, quello che dicevo prima, di lasciarsi andare. Allora, sicuramente queste sono le basi fondamentali per creare una buona sessualità con l'altro. Prima abbiamo parlato di rapporti sessuali tra adolescenti, quindi poi man mano si arriva ad una età più matura. E, ecco, il rapporto, quindi andiamo più avanti, un rapporto in una donna, esempio in età più matura, in menopausa, ecco, come può essere? Beh, la menopausa introduce tutta una serie di problematiche che sono anche qui di doppia motivazione. Uno è fisico, perché come sappiamo nella menopausa avvengono tutta una serie di stravolgimenti fisiologici, insomma, stravolgimenti di ormoni, eccetera, quindi diciamo tutto l'apparato sessuale funziona sempre in maniera diversa, quindi c'è questo problema. Ma non dimentichiamo che la menopausa porta anche con sé forme depressive, quindi porta con sé anche degli aspetti psicologici, per cui questo periodo della vita di una donna è estremamente delicato. Ma anche qui, come nell'adolescenza, anche questo è un processo di trasformazione, di cambiamento. Non dimentichiamo che la menopausa introduce un elemento molto forte per la donna, è quello che è la fine della fertilità. Noi sappiamo benissimo quanto la consapevolezza e la coscienza delle donne di essere fertili incide anche nella sessualità. E nel momento in cui la donna cessa di essere fertile, beh, c'è un cambiamento psicologico molto, molto forte, no? Quindi c'è questo tipo di cambiamento, c'è il cambiamento proprio psicologico che deriva dal fatto fisico, quindi con questi sbalzi di umore, questi andamenti a volte depressivi, eccetera, per cui si diventa irascibile. Quindi anche il rapporto di coppia in senso lato, appunto, viene messo in difficoltà. Allora bisogna trovare strumenti, bisogna trovare soluzioni anche a questo periodo, perché è un periodo, appunto, anche questo di passaggio verso una nuova giovinezza, dico io, non la richiamo. Un'età più matura, diciamo, e anche più consapevole, perché certo, magari molto spesso anche i propri l'uomo si trova travolto da questi cambiamenti ormonali della propria partner, quindi molto spesso non riesce magari ad accettarli o magari a superarli. Ecco, anche nell'uomo incidono questi cambiamenti, cioè, sì, ci sono, magari andando più avanti con l'età. Sì, sì, no, noi parliamo sempre di menopausa, perché di fatto poi esiste anche un'andropausa, esiste anche un cambiamento nella vita dell'uomo, sicuramente, no? Ma anche qui dovremmo introdurre l'idea di dare informazioni, di preparare le persone a questo periodo della propria vita. Io molto spesso, anche devo dire, molto spesso le donne non conoscono esattamente quello che sta succedendo nel proprio corpo, quindi non sanno nemmeno come approcciare anche a rimedi che bisogna trovare, che sono di natura ormonale, fitoterapia, poi ci sono tutta una serie di... Però voglio dire, avere informazione su questo periodo, dove l'eros cambia, l'eros muta, l'amore, e come dire, bisogna anche fare lo sforzo di mantenerlo sempre come dicevamo, sempre come questo elemento di rivoluzione, questo elemento che impedisce che la quotidianità prenda noiosamente il sopravvento. La sessualità viene vissuta come a 20 anni, o meglio? No, non è che viene vissuta come a 20 anni, perché è evidente, questo bisognerebbe anche dire, è evidente che cambiano i ritmi, cambiano le modalità, cambia anche la modalità del desiderio, cambiano i bisogni, che sono diversi, diventano meno fisici, diventano più intellettuali, più emotivi, quindi assolutamente il contesto è completamente diverso. Ma come vediamo, però volevo sottolineare una cosa, come non avendolo né preparato né forse voluto, però abbiamo cominciato con i bambini e stiamo finendo con i vecchi, nel senso che abbiamo visto come la sessualità dall'inizio alla fine della nostra vita cambia in maniera veramente, a periodi in cui ha degli stravolgimenti, quindi dobbiamo, come dire, anche abituarci ad accettare che nell'andare del tempo c'è un cambiamento costante.
Quindi cambia anche il desiderio. Cambia anche il desiderio, cambia la funzionalità, cambia il bisogno. Poi non dimentichiamo un altro aspetto, che Freud ha, come dire, sottolineato in maniera molto forte, che è quello della sublimazione. Freud, in questa sua, come dire, teoria economica dell'energia psicologica, no? Parla di questi cambiamenti, no? Parla continuamente come si cambia. Si cambia continuamente, per cui dobbiamo anche accettare, no? Questo continuo, quindi cambia il desiderio, cambia la sessualità, cambia il modo di approccio, ma cambia il bisogno. Allora a volte che cosa avviene? Che l'energia sessuale viene, come diceva Freud, sublimata. Per sublimata Freud intendeva che cosa? Che questa energia sessuale venisse utilizzata per un'altra cosa, diciamo, socialmente accettabile. Paradossalmente può essere anche quello di fare, di disegnare, di fare pitture, di fare quadri, di fare decoupage, di fare... Quindi l'energia sessuale la utilizziamo, la sublimiamo per altre motivazioni, come può essere per un esempio una suora, un prete che decidono di sublimare l'energia sessuale in questa loro attività, come dire, filantropica, diciamo, chiamiamola così. Quindi proiettare l'energia su altre attività. Avviene anche questo, quindi nell'arco di tutta questa storia dell'eros, dell'amore, e come abbiamo visto in questa nostra discussione, stiamo confermando il titolo, no? Quando diciamo eros, amore, che è come dire, un po' il filo conduttore della nostra vita. Da questo che stiamo dicendo si evince come questo diventa fondamentale nella vita di ognuno di noi, quindi non è un aspetto da prendere sotto gamba, non è un aspetto da riempirlo di tabù, perché non serve assolutamente a nulla. Anzi, adesso abbiamo di fronte dei problemi rispetto alla società molto, molto più complicati che in passato. Basta pensare appunto ai ragazzi, all'uso di questi strumenti tecnologici, che comportano anche delle storture nel vivere la propria sessualità. Perché molto spesso si ricerca appunto tramite internet, tramite vari social network, c'è una ricerca spasmodica quasi del piacere, ecco, tramite questi mezzi di comunicazione, che magari possono portare anche a distorcere questo concetto. Sì, ma assistiamo a tutta una serie di fenomeni strani, ad esempio anche quella di, come dire, quasi quasi esorcizzare la sessualità mostrandola. Cioè, allora abbiamo assistito, insomma, a video di adolescenti mandati in rete, quindi visibili da un numero enorme di persone, dove la propria sessualità viene alla propria sessualità viene tolto questo velo, no, dell'intimità, questo velo del mistero. Di mistero e di intimità, perché giustamente... Cioè, vediamo spogliare di mistero, di intimità questa cosa, allora alla fine vediamo che si riduce a una forma molto sterile, che non produce vita, che non produce, come dire, crescita. Insomma, questo. Magari usato proprio come strumento per colpire qualcuno, anche per proprio mandare alla mercé di tutti un atto proprio intimo. Che dovrebbe restare tale. Sì, questo deriva da quello che dicevamo prima, che lei molto, come dire, opportunamente ha, cioè il fatto che, non so come dire, tutto banalizzato, tutto portato a, e quindi di conseguenza la sessualità, anziché strumento di crescita, strumento di maturazione, diventa, come dire, frustrazione, diventa aberrazione, e qualche volta diventa patologie anche gravi. Ecco, parliamo proprio delle aberrazioni, l'esibizionismo, il voyeurismo, sono delle conseguenze negative della sessualità che possono anche poi portare a degli episodi spiacevoli. Sì, come tutti, dicevo prima, come tutti gli aspetti della nostra vita, anche questo aspetto diciamo, porta con sé una serie di aberrazioni, quindi una serie di patologie. Ora, il numero di patologie psicosessuali sono veramente tantissime,
dal voyeurismo, abbiamo detto, al sadomasochismo, alla pedofilia, anche il feticismo. Feticismo, ma anche, come dire, vabbè, cioè esistono crimini, delitti proprio su sfondo sessuale, insomma, i serial killer su base sessuale. Quindi, dicevo, come tutti gli altri aspetti, anche questo presentano delle patologie. Quando noi diciamo che l'amore sovverte le regole, che un po' è come la prova di andare oltre i limiti, no? Paradossalmente, sarebbe un ossimoro, no? Si può andare oltre i limiti dandosi dei limiti, se possiamo dire così, insomma, per fare capire meglio come è vero che l'eros, l'amore, è trasgressivo a volte, ma questo ha niente a che vedere con le patologie. Nella, come dire, per fare un esempio, in questa coazione a ripetere di molte patologie sessuali, no? Cioè in questa onnipotenza, no? Immaginate i casi di crimini sullo sfondo sessuale dove c'è questo killer, questo serial killer che si immaginano onnipotenti, e proprio in questa coazione a ripetere, in questo essere costretti a ripetere, no? Diciamo questi delitti su sfondo sessuale o diciamo altre manifestazioni del genere, proprio in questo obbligo a ripetere il proprio limite, quindi la propria impotenza. Quindi fondamentalmente in questo caso c'è una forma di impotenza. Quindi da parte dell'individuo. Nel... Sì. Per esempio, molte altre fantasie dell'universo femminile sono legate all'esibizionismo, e magari proprio questo tipo di fantasia è caratterizzata o potrebbe essere caratterizzata anche dalla sensazione magari di potere che una donna vorrebbe esercitare nei confronti dell'uomo. Sì, quando l'idea della seduzione, l'idea della conquista, cioè, è un gioco di potere, no? Dove ovviamente, come dire, ognuno utilizza le armi che ha, e sicuramente, insomma, la donna utilizza molto questo aspetto dell'attrazione, quindi di tutta una serie di segnali, no? Un po' a riprendere il discorso che facevo prima, a riprendere un po' quello che è il nostro istinto animale. Per attirare l'altro mettiamo in mostra, no? Negli animali assistiamo a piumaggi colorati, code che si aprono a ventaglio, danze particolari, suoni particolari. È tutto un rito praticamente. Sì, e il tentare di attrarre l'altro. E un po' qualcosa di questo è rimasto anche nell'uomo. Anche se, insomma, ci differiamo moltissimo, anche perché gli animali non hanno desideri. Vabbè, anche noi, essendo degli animali umani, la sessualità è innata, abbiamo anche noi un modo di attirare l'altro, anche se lo facciamo inconsapevolmente. Sì, ma il fatto che sia innato, questo l'abbiamo ribadito, la sessualità è un'energia che abbiamo e che è innata, fa parte di quegli istinti di cui dicevamo. Per fare un esempio, se noi mettiamo a un neonato un dito vicino alla bocca, si gira e lo succhia, ma nessuno gli ha detto no. Quindi ritorniamo alla teoria sempre di Freud. Quando cominciamo a sentire i primi, come dire, desideri sessuali, mica qualcuno ce l'ha detto, è proprio un fatto istintivo. Sono quelle energie che dicevamo che l'uomo, che gli animali hanno sempre utilizzato per la sopravvivenza e per la riproduzione della specie. Quindi anche questo dovrebbe dare una dignità diversa alla sessualità. Cioè la sessualità non è un elemento... non è un corollario tanto per della nostra vita, ma è una energia fondamentale della nostra vita, è un'energia istintuale che noi ci portiamo dietro ancestralmente, quindi ce li portiamo dietro geneticamente. Noi abbiamo, appena nasciamo, abbiamo l'istinto sessuale, non è che poi ce lo insegnano, cioè poi lo sviluppiamo, questo è un altro discorso. Dobbiamo imparare ad ascoltarla. Beh sì, certamente. Anche i cosiddetti sogni erotici, che incidenza hanno nella nostra vita? O comunque è sempre bene, voglio dire, parlarne col proprio partner di ciò che si sogna, dei propri desideri? Sono impulsi, sono desideri repressi? Ma qui devo dire che dipende dalle coppie, uno può anche parlare ma può anche non parlare, non è che sia un elemento, come dire,
fondamentale che noi dobbiamo parlare dei nostri sogni erotici al partner. Questo può avvenire se c'è tra i due questo tipo di intesa, ma il perché avvengono, insomma, poi i sogni, al di là di tutte le leggende un po' che sono state create sui sogni, poi fondamentalmente sono due cose: sono o paura o desideri. Quindi i sogni e del materiale, insomma, per usare un po', ecco, come dire, la teoria freudiana, il materiale che noi durante il giorno in qualche maniera conserviamo in una specie, diciamo, di recipiente, no? Tutto ciò che ci accade, tutto ciò che molti desideri che noi poi, come dire, mettiamo subito da parte perché magari sono realizzabili, o paure che per difenderci li mettiamo da parte, durante la notte, durante il sonno, diciamo, questo controllo si allenta, avviene meno, e allora viene fuori questo materiale che abbiamo, diciamo, vissuto durante il giorno. A volte viene con un linguaggio diverso da quello reale, questo è vero, però voglio dire, i sogni erotici non sono altro, sicuramente più che paura, non sono altro che l'espressione di desideri che noi rimuoviamo durante la giornata, o perché sono, come dire, irrealizzabili, o oserei dire indicibili. Quindi, siccome il sogno è uno dei luoghi più democratici che esistono, perché nel sogno possiamo fare qualunque cosa, è uno dei luoghi più liberi dove possiamo sognare qualunque cosa e fare le cose anche più efferate senza che questo comporti dei risvolti giudiziari. Almeno questo non ce lo può togliere nessuno. Va bene, ci fermiamo e poi continueremo con l'ultima parte del nostro appuntamento con Psiche Dintorni. A tra poco.